Ciao a tutti. Allora, oggi siccome è una giornata brutta, tipiche giornate in cui fa freddo, piove, si sta a casa e siccome ho un sacco di video arretrati, ne girerò un po' e caricherò un po' mano a mano. Siccome il 25 novembre scorso è stata la giornata contro la violenza sulle donne, avevo in mente appunto di girare questo video, solo che non ho avuto tempo quel giorno, non rimedio oggi. È il video tag Donna Sicura che gira da un po' di tempo su Facebook. Le domande sono: ti ritieni sicura nella città dove vivi? Allora, premetto che io sono originaria di un paesino di 2500 persone. Adesso vivo da poco in un'altra città, ovviamente cioè non è una città enorme, però vabbè, rispetto a dove vivevo io sì, e non è che magari una città, cioè non dipende da città, paese. Qualsiasi cosa può succedere ovunque, certo, in città, essendoci persone, una realtà più vasta per la legge coabita. È più facile che capitino certe cose. Secondo la mia esperienza, le due cose che mi sono successe a Pescara, perché praticamente studiavo lì, quindi i primi 2 anni facevo da pendolare, e il terzo, vabbè, ci vivo proprio. Ma non è per dire che Pescara sia una città malfamata rispetto a un'altra, è tutto relativo. Nella città dove sono adesso, è abbastanza tranquilla come città, però nonostante sia piccola, vivo comunque nella zona stazione, che è sempre la zona più cosmopolita, anche a volte più problematica. Però siccome cioè io esco spesso, è tranquillissimo, se devo uscire di sera, non mi è mai capitato di uscire da sola. Hai mai riflettuto prima d'ora sull'eventualità di dover tirar fuori le unghie, seppur fisicamente svantaggiata in caso dovessi fronteggiare un aggressore? Allora, è un po' difficile rispondere a questa domanda perché tipo, ci sono, organizzano spesso tipo dei corsi di autodifesa che credo siano molto utili. C'è anche un gioco della Xbox con la Kinect che io in questo momento non mi ricordo come si chiama, magari poi ve lo scrivo sotto all'info box, che è utile perché vabbè, nel gioco tu devi fare insomma le mosse che ti dicono in sequenza per avere dei punti. E sono le tecniche, man mano che si va avanti con i livelli, le tecniche base e poi quelle più complesse. E io ho visto solo la prima parte. E sono cose molto utili, però dipende anche dal fisico di una persona. Poi dal fatto che comunque non lo so se dipende dai caratteri, però magari se ti trovi in una situazione di un certo tipo, anche se sai che devi prendere il braccio e piegarlo verso l'esterno, oppure devi colpire nelle parti basse, che sai che lì lo metti KO, però magari in quel momento, anche se sai queste cose, non hai la prontezza di farlo per paura o perché, insomma, magari sulla teoria è semplice, in pratica un po' meno. Ti è mai capitato di trovarti in una situazione pericolosa e doverti confrontare fisicamente con un uomo? Mi sono capitati 2 volte questi episodi, ora non sto a raccontare per filo e per segno, sia perché ci metterei troppo tempo, poi il video viene troppo lungo, e sia perché vabbè, è passato un po' di tempo e fortunatamente non è successo nulla di grave, però ho cercato di rimuovere questi 2 episodi comunque. In entrambi i casi uno dice, vabbè, ma c'è chi se li va a cercare, se uno è vestito in un certo modo, esce di sera, di notte da sola. Io
A me sono successe queste due cose in pieno centro, cioè una volta in centro, una volta alla stazione comunque centrale. Di giorno in mezzo alla gente, quindi era un caso, me lo ricordo benissimo, era dicembre, era il periodo prenatalizio, quindi ero per pantaloni lunghi, giacca, ero super coperta, mi ero vestita chissà come. Niente, in uno dei due episodi c'era un ragazzo che si spacciava per un tizio dell'Hollus, vabbè, con la scusa di chiedere soldi, poi reggimi un attimo, pacchetto le sigarette, che devo cercare l'accendino, io cercavo di andarmene, questo qua mi bloccava, cercava di trascinarmi piano piano in qualche luogo più, diciamo, marginale, però comunque era una zona centrale, quindi fortunatamente io, vabbè, non è che ho urlato, ho fatto chissà che, perché magari ho pensato, non lo so, peggiore la situazione. Alla fine sono riuscita a togliermi dalle scatole, virgolette, ritornare alla stazione. Praticamente avevo finito lezione, era presto per riprendere il treno, stavo facendo un giro per il centro. E niente, l'altro caso invece erano praticamente le 2 del pomeriggio, stavo andando, avevo finito lezioni, ero alla stazione, stavo salendo sul binario, erano le 2 del pomeriggio, quindi il treno, diciamo, più frequentato, e stessa cosa per la stazione, perché è l'ora in cui tornano tutti i ragazzini da scuola, dall'università, e pendolari dal lavoro. E praticamente mentre salivo al binario, questo ragazzo straniero mi si azzecca. Praticamente mi veniva dietro, non nel senso che mi faceva la corte, ma perché non mi ricordo se anche lui voleva soldi o cosa. Vabbè, comunque, non si staccava, non si staccava, un po' cercavo di ignorarlo, continuavo, sono salita al binario, cercavo di andare verso la gente, più vicino possibile, in mezzo alla gente. Questo qui non mi mollava, ho cominciato a urlare di andare via. Lui praticamente a un certo punto mi ha preso il braccio, me l'ha tirato. Poi finalmente se n'è andato, le due signore sono avvicinate, mi hanno detto: ah, scusa, pensavamo che mi conosceste, ma no, chi lo conosce quello? Non so se avete visto il video di Giuliana, Makeup Delight. Ecco, in quel caso io avrei preferito magari che qualcuno si fosse fatti miei, tra virgolette, invece di pensare: ah, ma magari si conoscono, ah, magari boh. Però insomma, in entrambi i casi non è successo nulla, però sono situazioni spiacevoli che magari danno un po' fastidio e lì per lì ti fanno riflettere. Cosa ne pensi di strumenti di protezione sempre più diffusi come lo spray peroncino, soprattutto i corsi di antiaggressione per donne? Vabbè, come ho già detto, sono utili. Spray peroncino, so che adesso è fuori legge, se qualcuno sa meglio a proposito di questa cosa magari mi lascia un commento. Tutte queste cose sono utili, però ripeto, anche se uno magari ha fatto il corso di autodifesa, magari in quel momento, o perché è bloccata la paura, perché magari ci prova, però non è che mentre tu fai: ah, allora sì, adesso do un calcio, gli prendo il braccio, quello lì sta fermo. Poi nella maggior parte dei casi magari uno molto più grande, alto di te, soprattutto nel mio caso. Nel caso tu non abbia mai frequentato suddetti corsi e altre discipline di combattimento, ti è capitato di ricevere consigli o delle indicazioni da qualcuno su come poterti difendere in caso di aggressione? Ripeto, per quello è normale, perché poi vabbè, ci si confronta fra ragazzi, sono i corsi, e come ho detto c'è anche questo gioco, uno cerca di informarsi, però forse ci vorrebbe più protezione, per esempio. Per fare l'esempio della stazione, molte volte sul treno, oltre ai controllori, c'è proprio la polizia, no? Che passa per i vagoni, controlla. Una volta mi ricordo c'erano dei ragazzini che avevano dato il biglietto, allora questi qua, i poliziotti, non so, li hanno fatti scendere, così. Ora dico, oltre a controllare queste cose, magari controllassero anche cose più importanti. Quale pregio fisico caratteriale potrebbe vantaggiarti in caso dovessi difenderti? Quale difetto invece potrebbe svantaggiarti? Vabbè, è ovvio che se uno, cioè se più una ragazza è alta, è grande, nel senso sia di alta che grossa, magari è un po' più avvantaggiata. Quello
tecnica di difesa consiglieresti? Vabbè, come ho detto prima, corsi o quel gioco della Xbox, vabbè, la classica cosa colpire dove l'uomo sono più sensibili. Accessori, scarpe e altri oggetti comuni possono creare vantaggi o svantaggi in caso di aggressione. Per esempio, insomma, può essere utile se una borsa è bella grossa, c'è dentro qualcosa di pesante, può essere utile. Siccome sono ai 10 minuti, non vorrei che poi YouTube non mi carica tutto il video. Taglio corto qui e se volete scrivermi qualcosa riguardo, lasciatemi un commento o un video di risposta.